Il cross di Favalli, il tiro al volo pieno di rabbia di Gigi Casiraghi, poi la respinta di Cervone e infine il tocco vincente di Rambaldi. Questo è il film di un gol, quello della Lazio a Brescia, che porta dietro di sé giorni di dubbi, di voglia di riscatto, di convincere prima se stessi e poi gli altri che le parentesi con Juventus e Milan sono soltanto un ricordo. L'ultima di campionato e la prima finale di Coppa Italia hanno interrotto un lungo sogno di colore bianco-celeste, facendo penetrare il virus della paura nella squadra di Eriksson. Ecco allora il Brescia, visto dall'ottica laziale come la medicina scacciacrisi, il tonificante per ridare vitalità in un momento molto delicato della stagione. Il primo tempo dei romani è in effetti pieno di buone indicazioni, occasioni quasi tutte per gli uomini di Eriksson, con Rambaudi, preferito oggi a Mancini, che manda sul palo sbagliando clamorosamente il raddoppio. Sì, avevo preso il palo, è andata male, ho tirato, ho preso il palo per fare il secondo gol, però va bene così. La Lazio potrebbe chiudere la partita, ma in fase realizzativa mostra quelle carenze e quel pizzico di sfortuna già evidenziate in Coppa Italia con il Milan. Sì, anche contro il Milan abbiamo giocato benissimo, là abbiamo addirittura perso la partita. È un momento un po' negativo in questo, ma oggi primo tempo proprio alla grande, ma quando non si chiude la partita si rischia così. E la ripresa comincia con i romani ancora in avanti, ma il Brescia appare più determinato e convinto che la partita si possa ancora riprendere. Banin e Dubner impegnano Marcheggiani e a questo punto i due tecnici mettono in campo i rispettivi gioielli, gli uomini di qualità, Pirlo e Mancini. Proprio dal piede del neo entrato bresciano parte la palla del pareggio, un perfetto invito per la testa di Diana. Diciamo che c'è stata un'azione sulla fascia destra, c'era Pirlo che io lo conosco molto bene, ci ho sempre giocato insieme, come quasi se lo sapessi che facesse quelle finte lì e mi trovavo proprio al punto giusto, al momento giusto e l'ho girato in rete di testa. Altri cambi, Javorcic per Neri, Bokšić con una vistosa fasciatura ad una mano per Rambaudi. Il croato va subito al tiro impegnando Cervone, mentre dall'altra parte risponde Pirlo con un tiro dal limite fuori di poco. Nella fredda giornata di Brescia si conclude una settimana amara per la Lazio, che viste le vittorie di Juventus ed Inter, riversa ora tutte le sue speranze nei prossimi impegni di coppe. Se noi molliamo per un motivo o l'altro adesso, allora rischiamo di il resto fare brutta figura dappertutto, però non credo che la squadra molla. È invece una Pasqua felice per i bresciani e per loro le notizie giunte dagli altri campi aggiungono ulteriore entusiasmo. Sì, sono tutti positivi, in effetti adesso abbiamo agganciato una squadra e siamo di nuovo in lotta, però la risposta è stata molto importante da parte della squadra.